Ok, allora riprenderei la parola del signor Laureano, scusi, e che i catastrofi costringono l'umanità a cambiare un comportamento umano, perché io spero davvero che un catastrofe che stiamo vivendo a Fukushima cambi un po' il Giappone. Per aspettare, oggi ho visto un notiziario del canale giapponese e ho sentito una cosa molto interessante. C'è un villaggio sopra il monte nell'isola di Shikoku, che sarebbe ovest, dove ci sono gli anziani che hanno le prese elettriche di due colori diversi, uno rosso, l'altro bianco. Non mi ricordo quale sia quale, però quello di colore, uno di colore, era di elettricità generata in casa. Perché in montagna? Perché in quella zona 25 anni fa non c'era corrente elettrico, per cui per vivere nella contemporaneità questo signore, che era ex falegname, ha studiato e ha creato un mulino piccolo usando un ruscello vicino a casa. Ecco, adesso dopo continuo questo discorso. Dunque, siccome non c'era la fornitura dell'elettricità, allora si è fatto da sé. E per fortuna in quella zona non c'era neanche il corrente dell'acqua, cioè il rubinetto, c'era cioè l'acquadotto, per cui avevano l'uso libero del ruscello della zona, quindi potevano fare mulino. Adesso dopo Fukushima, come diceva la signora giapponese, ci sono stati problemi di energia elettrica. Per cui questi villaggi, dove ci sono altri anziani che hanno creato altrettanti mulini, sono stati assaliti dai cittadini, soprattutto di Tokyo, che volevano sapere come hanno fatto, perché anche altrove vorrebbero fare lo stesso, ecco. Allora, questo è questo Fukushima non è un catastrofe naturale, perché era una cosa umana, si poteva evitare. Come avete già sentito anche qui, ci sono stati inquinamenti, contaminazioni, soprattutto di cesio, che hanno una emivita molto lunga, 30 anni, che non si dimezzano come nocività. Quello prima, di prima era nella zona di Fukushima, invece ultimamente si parla molto anche della contaminazione nella zona di Tokyo, che ci sono delle zone che si chiamano hotspot, cioè punti caldi, forse non si vede tanto bene. Punti rossi e arancioni sono più contaminati, invece quelli verdi vanno abbastanza bene. Questa è una pubblicazione nel mese di agosto. Tokyo, cioè la zona intorno. Tokyo è questa parte qui, quindi la zona Kanto di cui parlava il signore prima è questo. Dunque, in Giappone ci sono 54 reattori, tutti sulla costa perché hanno bisogno dell'acqua per raffreddare i reattori. E questi 54, adesso potete immaginare quanti sono attivi. Naturalmente la zona di Fukushima, che si trova qui, non si riesco a far vedere, cioè non sono in funzioni.
Però ci sono altri che per evitare eventuali rischi o sismico sono stati fermati per controllo. Poi periodicamente devono fermare per controllare. Adesso sono solo 11 su 54, quindi la produzione di luce di origine fonte nucleare solo 20% circa. Eppure durante il periodo molto caldo di questa estate c'era un eccesso di produzione di 10 milioni di kilowatt. Ecco, questa è la realtà. Cioè, si dice che si è dovuto risparmiare elettricità, il governo ha detto che 15% in meno. Sì, sì, certo, questo è vero, però in realtà non è che si rischiava blackout. Questa è una delle tante propagande dette ultimamente e anche in passato. E se non vengono riattivati altri reattori, questi 11, entro primavera, aprile dell'anno prossimo, in Giappone non ci sarà nessun reattore in funzione. Vediamo se sopravviverà o meno. Se non succederà niente, allora crollerà l'ultimo dei miti sul nucleare. C'erano 4 miti. Uno è sicuro, abbiamo visto che non era tanto sicuro. Pulito, stiamo contaminando parecchio. Economico, quanti danni stanno facendo, per anni futuri avremo danno. E poi si dice ultimo, proprio ultimo di 4 pilastri importanti per nuclearisti, in Giappone senza nucleare non ce la fa, perché abbiamo 30% di dipendenza dal nucleare, invece in realtà 30% è una cosa creata, perché ci sono tanti altri centrali di vari genere sospesi, non utilizzati. E le alternative, naturalmente ci sono tante cose, ma rispetto all'Italia o Germania, in Giappone ha una risorsa enorme di geotermia e anche tecnologia molto avanzata. Riguardo alla tecnologia, è questo del fotovoltaico. Il mondo cresce molto, questa produzione, la dipendenza, introduzione del fotovoltaico. Qui Giappone in rosso non sta crescendo così tanto. Ecco, chissà perché. Produzione del fotovoltaico. Prima quello precedente era introduzione, uso. Invece qui la produzione di pannelli fotovoltaici. In Giappone una volta era più della metà, invece piano piano sta riducendo, anche perché non sta investendo così tanto come il mercato chiederebbe, e mentre altri paesi stanno facendo molto, per cui si sta riducendo parecchio. Questa era data ancora vecchia 5 anni fa, attualmente meno di 20%, anzi nel 2009 era meno di 20%. Dunque, quindi ci sono le tecnologie, quindi potrebbero fare a meno del nucleare, però abbiamo anche bisogno di non dipendere dal nucleare, proprio perché ci sono così tante faglie attive intorno al Giappone. Qui ci sono le centrali nucleari, no? Vedete piccoli segni? Invece queste linee rosse d'intorno, sia nel mare che su la terra, sono faglie attive, si dice faglie attive? Sì. Ecco, quindi vedete quanto pericolo abbiamo, una cosa spaventosa. Così quando si è reso conto del rischio che avendo le centrali nucleari, e avendo un sacco di terremoti potremmo correre, è che così si è ridotto parecchio l'opinione che sosteneva il nucleare prima del terremoto. Questo alla fine di maggio
un sondaggio online, quindi non so quanto sia affidabile. Comunque, la stragrande maggioranza dei giapponesi voleva ridurre, se non demolire, le centrali nucleari. Così ci sono stati varie manifestazioni, come avete tante volte sentito, i giapponesi non si manifestano tanto. Anche. Poi ci vuole anche un po' di coraggio per andare in manifestazione, perché polizia sono abbastanza pesanti. Davvero. Fanno, abbiamo un sacco di... Non dico Genova, però abbastanza. E questa settimana, dall'11 settembre, che sarebbe 6 mesi dal terremoto, fino al 19, che è, una nostra, è un giorno festivo lunedì prossimo, abbiamo una settimana delle azioni contro nucleari per tutto il Giappone. Questi sono dove ci sono eventi. E si dice azioni di 10 milioni di cittadini contro nucleare per dire addio, buonanotte al nucleare, poi a favore di una società sostenibile. E stanno facendo varie cose. Questo è una catena umana che ha circondato intorno al Ministero dell'Energia e Industria, questo dell'11. Invece questo è una manifestazione di Kyoto. Allora, prima abbiamo visto un sondaggio di opinione pubblica su internet che può essere anche poco attendibile, però questa è una cosa che mi ha fornito oggi il professore Baracca, che sta in prima fila. L'opinione pubblica nel mondo dopo Fukushima è cambiata. Sono sempre contrari al nucleare. Ecco. Giappone prima un quarto, un po' più di un quarto era contro, adesso qui dice 58%, io ultimamente ho sentito su 68-70% almeno, alcuni dicono oltre 78%, qualche cosa del genere, però possiamo sicuramente dare per sicuro 60%, qualcosa del genere, è contro. Quindi, diciamo, avete visto prima è la nostra bandiera e che diventa contro nucleare. Noi anche come una specie di garante ha fatto centro di documentazione, noi alcuni cittadini giapponesi residenti in Italia abbiamo promosso un appello da fare, presentare al governo giapponese per chiedere di proseguire la via di uscita dalla dipendenza del nucleare che è stato detto dal ex primo, ormai ex primo ministro Kan, e quindi sostenere la sua politica che vada avanti anche con il nuovo governo. Abbiamo fatto questa petizione che in realtà era una cosa di spargere le voci, passaparola tra gli amici, quindi non abbiamo un'organizzazione, quindi sono stati pochi in realtà l'adesione, per dire 140, in periodo tra 2 e 8 agosto, poi dopo Ferragosto fino all'altro giorno. Sostanzialmente cioè, l'importanza di questo messaggio era che partiva dall'Italia dove ha referendum ha vinto contro il nucleare. E poi siamo vicini ai 2 paesi che hanno detto no al nucleare, uno Svizzera, poi l'altro Germania, che può essere un modello industrializzato proprio migliore, a cui poi in Italia e in Giappone. Comunque, di volontà popolare i governi hanno deciso di uscire dal nucleare. E poi noi stessi, anche avendo gli amici familiari in Giappone, siamo estremamente preoccupati della situazione, per cui volevamo esprimere questa nostra angoscia e preoccupazione per i familiari, non solo, anche i nostri amici italiani che vogliono andare in Giappone, però non sono sicuri, ci chiedono se possiamo o meno. E un
un'altra cosa che vorremmo far presente nella nostra petizione è che in Giappone, nonostante tutte queste tecnologie per energie alternative, in realtà hanno una percentuale bassissima delle fonti rinnovabili, ancora 1%, per 10 anni 1%, solo arrivando alla fine di questo decade arriveremo a 2%. Questo è puramente una volontà politica, non per fattori economici o tecnologici o altre cose, una scelta politica decisamente. E quindi anche contro tendenza mondiale, diciamo, quindi vogliamo che cambi. E poi, per concludere, volevamo dire che in Giappone, dove ha già avuto 2 disastri nucleari, l'altra volta era un fatto di guerra, quindi attaccati, invece questa volta ce l'abbiamo fatti da noi, ecco, quindi abbiamo proprio una responsabilità morale, politica, etica di fare un cambio di rotta decisiva anche nei confronti di umanità intera e anche per prossime generazioni. Quindi volevamo chiedere al governo di non creare altre vittime per nucleare. Così la nostra petizione ha raccolto 140 adesioni, non solo dall'Italia, qui abbiamo messo da dove sono venuti. Siccome abbiamo fatto solo tramite amici, se non avevamo amici in Sicilia o in Sardegna non era possibile raccogliere adesioni, per cui forse dovremo continuare ancora per allargare la rete. Però inizialmente abbiamo scritto tutti come residenti in Italia, ma abbiamo ricevuto anche le richieste di adesione anche da altri paesi, a cominciare dalla Svizzera, poi qui vedete Slovacchia, ecco, è stata un'adesione molto pesante perché la persona che ha aderito dalla Slovenia ha scritto così: Slovenia ha una centrale nucleare dell'Enel. Slovacchia ha una centrale nucleare di Enel, quindi noi in Slovacchia ci sentiamo come se fosse Fukushima del Giappone, perché è una zona povera per cui si scarica una certa cosa poco scomoda, ecco, dove c'era debolezza economica come effettivamente in Fukushima, ecco. Quindi anche da altri paesi europei. Ecco, quindi questo sarebbe il nostro messaggio e speriamo di poter organizzare un'altra petizione in cui possano essere coinvolti anche gli italiani.